Nuova puntata di Fondersi nella Divina Volontà. Siamo giunti alla puntata numero 36. Siamo ancora nel volume 17esimo. Questa sera dovremmo leggere l'ultimo brano di questo volume prima di passare al 18, anche se la dirittura di arrivo, come già accennato nelle puntate precedenti, non è molto lontana. Essendo questa una catechesi dedicata alla Divina Volontà, ecco, mi permetterei, se posso, insomma, come primo atto, di invitare chi sta seguendo o in diretta o anche chi l'ascolterà in differita a una nuova trasmissione, insomma, che dopo averci pregato un po', ho pensato di porre in essere ascoltando diverse richieste che mi sono venute da alcuni amici, amiche, insomma, e cioè fare una trasmissione dedicata a rispondere a quesiti, domande, dubbi sulla Divina Volontà, perché insomma, pronto a fare una catechesi, come dire, una sorta di lezione frontale, insomma, dove si parla e si spiega, e un conto è dare la possibilità alle persone di interloquire, quindi chiedere delucidazioni, chiarimenti o cose di questo genere. Stando anche in tempi di Covid, quindi con il tempo un po' più a disposizione, quindi potrebbe anche essere un modo per passare serenamente un'oretta delle nostre serate, quindi ho pensato di accondiscendere, insomma, questa cosa che potrebbe essere volontà di Dio. Quindi questo spazio, diciamo, vorrei dedicargli ordinariamente come dedica la giornata del mercoledì, essendo però domani il primo mercoledì del mese, quindi una giornata un pochino impegnativa per alcune cose, insomma, che riguardano questo giorno. Questa settimana cominceremo giovedì sera, se Dio vuole, alle 21:15, e la diretta sarà su Instagram, come Don Leonardo risponde. Quindi invito tutti gli amici che sono su Facebook a attrezzarsi se vogliono partecipare con Instagram, che è una cosa facilissima, anche perché Instagram è collegato con Facebook, quindi basta installare l'applicazione e si può accedere anche col proprio account di Facebook, quindi non bisogna fare assolutamente nulla se non avere l'applicazione, insomma. E questi, diciamo così, queste trasmissioni interlocutorie faccia a faccia, dopo averci pensato un pochino e chiesto anche consiglio, è meglio farle su Instagram, quindi lasceremo questa piattaforma come luogo, diciamo così, di celebrazione di questo evento. Quindi chi vorrà, poi cercheremo adesso anche con i collaboratori nei prossimi giorni di fare un po' di diffusione, insomma, e di preparazione dell'evento, insomma. Comunque dovrebbe partire questa cosa. Detto questo, veniamo all'argomento di oggi. Dobbiamo leggere un brano del 2 agosto del 1925, molto bello. È un brano veramente spettacolare su uno dei punti cardine, diciamo, della vita nella Divina Volontà, che è appunto il Ti amo. La meditazione di questa mattina c'erano tanti Ti amo. In una delle ultime meditazioni, insomma, c'è stato quel bellissimo passo, insomma, del grande canto del Ti amo, insomma, composto da Luisa. Per tutti quanti gli atti dell'umanità santissima di Gesù, ecco, dal concepimento e dall'infanzia fino alla morte di croce. E come introduzione, insomma, ricordiamo sempre che la vita nella Divina Volontà, per certi aspetti, si può sintetizzare come, scusate, come vita di amore. Cioè una vita destinata alla conoscenza e alla ricezione dell'amore di Dio e al ricambio. Quindi il paradiso sulla terra, quello che noi vivremo nel paradiso. Cioè, sappiamo tutti quanti, insomma, prima di questo ciclo di catechesi ne ho fatto un altro che si chiamava Adamo e la vita nella Divina Volontà, dove praticamente si spiegava una delle cose che Gesù dice, che la vita nella Divina Volontà è il ripristino del ripristino, evidentemente non proprio identico, ma molto simile, e
dello stato che avevano i nostri progenitori nell'Eden. Cosa facevano i nostri progenitori nell'Eden? Vivevano in stato di intimissima amicizia con Dio. Ci dice il libro della Genesi che parlavano faccia a faccia e Dio passeggiava con Adamo come due amici. Cosa faremo in paradiso? In paradiso vivremo dell'amore di Dio e ameremo Dio. E ameremo anche Dio non soltanto in se stesso, ma anche partecipando dell'amore creato in tutta la creazione, in tutte quante le creature. Insomma, sarà veramente qualcosa di meraviglioso. Quindi cosa significa vivere il paradiso sulla terra? Vuol dire cominciare a vivere in questo amore. Amore che ci accompagna, ci guida, ci sostiene, ci segue, caratterizza la nostra esistenza, ci allieta in ogni frangente dell'esistenza. Quindi una vita di amore, amore conosciuto, amore ricevuto, amore ricambiato, che per esempio vale anche per un momento così duro, umanamente parlando, come quello che stiamo vivendo. E dentro questo orizzonte dell'amore di Dio conosciuto e riconosciuto come tale, tutta la nostra esistenza si trasfigura. Ecco, se posso permettermi, l'ho fatto anche durante l'omelia di oggi, insomma non vorrei abusare di questi spazi, ma questa mattina ho scritto nel mio blog un articolo il cui praticamente intento è questo. Sapete che ci sono in questi giorni, con queste vicende moderne, dice, ma che cosa sta succedendo? Dio ci ha punito, Dio ci ha castigato, che cosa sono queste cose? Dio si è dimenticato di noi, tutte queste cose qui, no? Quindi, diciamo, in modi un po' evidentemente allarmistici o molto umani, insomma, di vivere questa cosa. Il senso di questo articolo è questo, che Dio non è altro e non fa altro che amare. E tutta l'arte, diciamo così, che noi dobbiamo imparare come cristiani, arte delle volte molto difficile, d'accordo? Perché non è facile scorgere in tutto quello che stiamo vivendo in questi giorni i tratti misteriosi dell'amore di Dio. Dire che non è facile, dire un eufemismo, no? Però i santi su questo ci hanno dato dei grandissimi esempi. Già i santi, anche i santi non viventi già nella divina volontà, no? E questo dobbiamo impararlo, perché è così. Cioè, tutto il grande problema, tutto poi la dinamica del peccato dell'uomo è stato semplicemente un gigantesco no all'amore, un rifiuto di accoglierlo, poi un rifiuto di riconoscerlo, poi un rifiuto di vederlo, poi un rifiuto di accettarlo, d'accordo? È una tragedia grossa. Bene, andiamo a vedere adesso alla luce di questa piccola introduzione. Quindi invito, insomma, chi avrà un pochino di tempo, lo trovo sul mio blog, che è www.leonardomariapompei.blogspot.com, ma comunque per qualche giorno sarà nella top della pagina di Facebook, quindi è più facilmente reperibile forse in questo modo, insomma. E non mi dispiacerebbe, insomma, se insieme alla lettura arrivassero anche delle reazioni, perché ho scritto diverse cose con il cuore, spero illuminato anche un pochino dalla fede e dalla conoscenza che ho maturato in questi anni, anche attraverso gli scritti di Luisa, oltre che all'esperienza, diciamo, vissuta. E vuole essere veramente un piccolo aiuto, ecco, anche per imparare ad avere una visione soprannaturale delle cose, perché se si campa in questo modo, figlioli miei cari, vorrei che tanto in tanti comprendessero questo: quando si vive nell'amicizia con Dio, si vive meglio, si vive molto meglio, nel senso che sono molte le prove che attendono il giusto, dicono i salmi, quindi non dobbiamo aspettarci una vita senza difficoltà e senza croci se stiamo in comunione con Dio, per carità. Noi siamo nel tempo di passione, seguiamo Cristo crocifisso, no? Però, c'è un però, non è un problema se uno c'ha la croce o non c'ha la croce, il problema è come uno vive, d'accordo? Non è che cosa vivi, ma è come lo vivi. E c'è un abisso
quando c'è una fede ben strutturata, ben illuminata e ben radicata rispetto a quando questa fede non c'è. Chi mi conosce sa che la radice, diciamo, remota della mia vocazione è proprio dipendente da una lontana esperienza che io ebbi di questo, insomma, no? E anche qui c'è la mia testimonianza, insomma, su YouTube, che racconta queste cose. E io cambiai orizzonte di vita, insomma, passando anche da una esistenza incamminata verso il matrimonio, con una, insomma, storia bella e casta, anche per grazie di Dio che ho tanti anni. Quindi cambiai orizzonte dalla vita matrimoniale alla vita sacerdotale, proprio perché vidi come una fede sincera in Gesù può trasformare una tragedia non come quella che stiamo vivendo, una tragedia epocale, collettiva, insomma, nazionale e internazionale, ma comunque una tragedia, cioè individuale. Mio caro amico, insomma, il mio più caro amico, colpito da un terribile tumore che lo ha stroncato dopo un anno di Via Crucis, ma io vidi come lui visse questa cosa, come giunse alla fine, come consolò i suoi familiari, come consolò i suoi compagni di sventura, insomma, in questa circostanza, manifestando, insomma, una nobiltà d'animo, una serenità, una gioia, oserei dire, e una perfetta rassegnazione a voleri divini, pure in questa circostanza drammatica, che a me lasciarono completamente scioccato. E fu la prima volta che io compresi in maniera, come dire, non a chiacchiere, ma esistenziale, ecco, vedendotela davanti agli occhi, che la vita con o senza la fede sono due cose diverse. E io ricordo benissimo, questo è una condivisione di un ricordo tanto caro, no? Che il pensiero che mi nacque nel cuore, dico, ma Signore mio, ma se questo significa avere la fede, questo devono averle più persone possibile. E c'è bisogno di chi ti dà una mano. Se potrò servire a darti una mano a questo, io ci sto, perché è troppo importante. E per questo tutto il resto passa in secondo piano. Ecco. E posso dire, insomma, in sincerità, che adesso sono tanti anni che, abbastanza, che sono sacerdote, ho commesso una marea, insomma, di stupidaggini, di errori, insomma. Pregate sempre per me, per tante cose. Ma questa intenzione, diciamo così, sincera, ecco, di aiutare le persone a avere fede, o a riscoprire la fede, o a crescere nella fede, io in coscienza, insomma, mi sembra che abbia sempre animato il mio ministero, anche quando purtroppo l'inesperienza o tante altre cose, insomma, non mi hanno fatto, purtroppo, disgraziatamente, in tante circostanze, credo, agire per il meglio. Quindi questo è un pochino l'orizzonte in cui ci muoviamo questa sera. Ecco, adesso passiamo alla lettura del brano di oggi. Stavo pregando e fondendomi nel santo volere divino. Volevo girare dappertutto, fin nell'empireo, per trovare quel ti amo supremo che non è soggetto a nessuna interruzione. Dite che bello. Il ti amo supremo che non è soggetto a nessuna interruzione, perché Dio, sta scritto nel famoso articolo che vi ho citato, insomma, che è proprio il leitmotiv, Dio è amore, lo dice San Giovanni. Quindi in Dio non c'è altro che questo, d'accordo? Quel ti amo supremo che non è soggetto a nessuna interruzione. Vedete, Luisa chiama la Divina Volontà il Fiat Supremo, qui lo chiama il Ti Amo Supremo. Fiat Supremo potrebbe, diciamo così, chiamarsi anche Ti Amo Supremo. Certo, sta scritto qui. Volevo farlo mio, affinché anche io avessi un Ti Amo non mai interrotto, che potesse fare eco al Ti Amo Eterno. E possedendo in me la vera sorgente del vero ti amo, potessi avere un ti amo per tutti e per ciascuno, per ogni moto, per ogni atto, per ogni respiro, per ogni palpito, per ogni ti amo dello stesso Gesù.
E mentre mi pareva di giungere al seno dell'Eterno, facendo mio il loro ti amo, andavo ripetendo dappertutto e sopra ciascuna cosa una cantilena di ti amo per il mio supremo Signore. Io, insomma, vorrei sapere se sono io, insomma, o se è una cosa oggettiva. Cioè, io penso che non si possano sentire queste cose senza, come dire, senza che si provi, come dire, santo stupore, attrazione, fascino proprio, no? Ma che cos'è qui? Cioè, veramente senza avere l'impressione che qui si entra a contatto con qualche cosa di veramente bello, di veramente grande, di veramente possibile, tra l'altro, quindi che si può vivere. Cioè, sentire dire queste cose, già sentirle dire, è tanto. Ora, mentre ciò facevo, il mio pensiero ha interrotto il mio ti amo dicendomi: ma che fai? Potresti fare altro? E poi che gran cosa che è questo tuo ti amo? Adesso sentite che roba, eh? Il mio dolce Gesù, muovendosi così in fretta nel mio interno, mi ha detto: che cosa? Che granché è il ti amo per me? Sentite la risposta di Gesù. Figlia mia, il ti amo è tutto. Lo dice Gesù, eh? Il ti amo è amore, è venerazione, è stima, è eroismo, è sacrificio, è fiducia verso chi è diretto il ti amo. Il ti amo è possedere colui che racchiude il ti amo. Il ti amo è una parola piccola, ma pesa quanto pesa tutta l'eternità. Il ti amo racchiude tutto, coinvolge tutti, si diffonde, si stringe, si eleva in alto, scende fin nel basso, si imprime dovunque, ma mai si arresta. Come, figlia mia, che granché è il ti amo? La sua origine è eterna. Sentite adesso che lezione di teologia trinitaria che dà Gesù. Che la Trinità è tanto difficile, no? Io l'ho studiato, insomma, ho pure insegnato i corsi di teologia trinitaria. La sua origine, l'origine del ti amo, è eterna. Nel ti amo il Padre Celeste mi generò. È proprio così. E nel ti amo procedette lo Spirito Santo. E è proprio così. Nel ti amo il Fiat Eterno uscì la creazione tutta, perché Dio ha creato solo per amore. E nel ti amo perdonò l'uomo colpevole e lo redenze. Il Vangelo di oggi. Quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora saprete che io sono. Metterò, se Dio vuole, l'omelia online più tardi, no? Quando è che si riconosce? Quando avrete innalzato saprete che io sono, cioè. Io sono significa che io sono Dio, io sono con la S maiuscola, il nome che Dio rivelò a Mosè. Dice, come? Che tu sei Dio si riconosce quando vieni messo in croce. Eh già, proprio così. La sua origine eterna, nel ti amo il Padre Celeste mi generò, nel ti amo procedette lo Spirito Santo, nel ti amo il Fiat Eterno uscì la creazione tutta. Nel ti amo perdonò l'uomo colpevole e lo redenze, sicché nel ti amo l'anima trova tutto in Dio e Dio trova tutto nell'anima. Perciò il valore del ti amo è infinito, è pieno di vita, di energia, non si stanca mai, supera tutto e trionfa di tutto. Quindi voglio vederlo questo ti amo per me, sul tuo labbro, nel tuo cuore, nel volo dei tuoi pensieri, nelle gocce del tuo sangue, nelle pene e nelle gioie, nel cibo che prendi, in tutto. Adesso ci fermiamo, eh? Bel commento. La vita del mio ti amo deve essere lunga, lunga in te. Ed il mio fiat che regna in te mi metterà il suggello del ti amo divino. Quando ascoltiamo queste cose, o altre volte che mi è capitato di doverne parlare, dobbiamo farci subito una domanda. Tante volte l'ho posta anche ai miei cari fedeli, insomma, alle pecorelle a cui il Signore mi ha inviato. Hai mai detto a Gesù, ti amo, ma col cuore? È la cosa più bella che si potrebbe fare dinanzi al nostro Signore, a nostro Signore, ce lo dice Lui. Ti
Voglio vederlo questo ti amo per me sul tuo labbro, anzitutto. Non è una sciocchezza. E non mi ricordo se era Santa Teresa di Gesù Bambino o Santa Gemma Galgani, non, adesso in questo momento non saprei dire il nome preciso, che aveva scritto da qualche parte nei suoi fogli, nei suoi appunti, come dire, piangendoci sopra. C'è una tragedia. L'amore non è amato. E poi è possibile non amare l'amore? Purtroppo è possibile. Cioè che Gesù non sia amato è proprio la follia delle follie. Perché Gesù è l'amore stesso, è l'amabilità assoluta. Gesù in croce ha detto: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Vabbè. Se uno potesse vedere una bestemmia, ma è proprio è non solo che è la cosa più brutta, ma è la cosa più assurda che esiste. Cioè tu ingiuri la cosa più bella che esiste in assoluto. L'amabilità stessa, colui che ti ha donato e ti ha circondato, anche se non li vedi, di una sterminata industriale quantità di beni, di cui ne godi a livello oggettivo. Molti altri ne avresti, ma non li vedi e non li vuoi. Questo è quello che Dio è quello che Dio fa. Allora, qui Luisa dice, senti un po', ma bah, perché noi sappiamo, no? Cioè, generalmente, insomma, chi ascolta queste trasmissioni è un pochino dentro la Divina Volontà. Facciamo una piccola premessa, no? La vita nella Divina Volontà è un imparare a ricevere, quindi a riconoscere, tutto l'amore che Dio ha riversato per noi. Cioè, il mio stesso parlare di adesso è un ti amo di Dio, d'accordo? Perché? Perché nel parlare, io, primo, sto utilizzando le mie corde vocali, ma le mie corde vocali le ha fatte il nostro Signore e le ha fatte come un atto d'amore per me e per te che ce l'hai come me, d'accordo? Non solo le corde vocali, sto muovendo la bocca, sto muovendo la lingua e soprattutto c'è un pensiero che si forma e che genera la parola che poi la voce pronuncia, cioè solo di questo, cioè io adesso sono immerso, d'accordo? Così come tu che stai ascoltando, perché tu senti dei suoni, hai delle reazioni interiori, tutto questo che sta accadendo, per il semplice fatto che accade, è un ti amo di Dio. Guarda intorno, qualunque cosa che vedi intorno a te, adesso, qualunque cosa, materiale o le persone che ti stanno vicino, eccetera, eccetera. Comincia a imparare a decodificare tutti quanti ti amo di Dio. Stasera terminata la messa, bellissimo in questo periodo a Sermoneta, vicino al tramonto cominciano a cantare gli uccellini. Ma guardate che... cioè, dopo la messa sentire nel silenzio della cappellina il canto degli uccellini e proprio andare a catturare questi ti amo di Dio che si riconoscono come tali, no? È bellissimo. Quindi c'è questa operazione, come dire, di ricezione anzitutto, perché quando San Giovanni spiega che Dio è amore, dice sì, Dio è amore ed è Lui che ci ha amati per primo, per cui il nostro primo grande cammino di conversione e di crescita nella fede è imparare a riconoscere gli sterminati, infiniti atti di amore che Dio ha seminato nella nostra esistenza, nella creazione e nella redenzione. Adesso, in questi giorni, stiamo non in quaresima, in quarantena forzata, no? Ma questi sono i giorni in cui c'è da, come dire, commuoversi il cuore, ma da piangere di gioia, oltre che di dolore, per l'amore infinito che Gesù ha mostrato nella passione e nella morte per noi. Non come, sapete,
Quando io sento dire queste cose, fino a quando queste rimangono chiacchiere, cioè, beh, un prete che deve dire, un prete deve dire che Gesù è morto per i peccati, che quindi ci ha amato, eccetera, eccetera. Quindi è una filastrocca che ho imparato fin da quando ero piccolino, col catechismo della prima comunione della cresima, e vabbè, occorre farlo nostro. Sotto questo punto di vista, se posso permettermi un piccolo suggerimento, le ore della passione, sempre di Luisa. Io quando le conobbi sono qualcosa di meraviglioso, insomma, perché ti aiutano un pochettino a, primo, farti conoscere questo grande amore che Gesù ha avuto per te, secondo, a cominciare a sollecitare, a stimolare le nostre reazioni. Perché sapete che l'ora della passione non è semplicemente un andare a vedere cosa è successo nelle ultime 24 ore della vita terrena di Gesù, anche, ma entrarci dentro. I baci, tutti quanti ti amo che vengono detti a lui, no? Ricevuti e ridetti. Quindi è una scuola assolutamente fondante per imparare a cominciare a recepire l'oceano infinito di amore che parte da noi, parte da Gesù e arriva a noi attraverso la sua passione e deve essere accolto in maniera profonda, in maniera recettiva, in maniera corrispondente, in maniera travolgente, in maniera commovente, in maniera affettuosa. Non possiamo avere dinanzi a Gesù un cuore di pietra o un cuore di ghiaccio. Il suo cuore, le apparizioni, le rivelazioni sul Sacro Cuore, circondato dal fuoco, dell'amore. Gesù ama ardentemente, te personalmente. Quindi, quando Luisa gli dice che cos'è il ti amo per me, che hai detto, scusa, Gesù dice, non ho capito bene, che hai detto? Che granché è il ti amo per me? Il ti amo è tutto. Il ti amo è tutto. Cioè, quando una persona dice, a Roma dicono col cuore, ti amo a Gesù, ma veramente glielo dice col cuore, sì. Dicevo, potrebbe dire, mo, va così facile, basta che uno dice ti amo Gesù, è finito lì. No, non è finito lì, perché poi Gesù nel Vangelo dice, se mi amate osservate i miei comandamenti. Però un ti amo detto col cuore ci fa crescere l'amore verso Gesù. Certo, dovremo, questo non ci esime dal nostro impegno di una buona vita cristiana, ma non è la stessa cosa. Fa fare delle grandi impennate alla nostra vita di fede. Gesù spiega, il ti amo è amore, venerazione, stima, eroismo. Chi è che fa degli atti eroici per Gesù? Ma scusate, no? Cioè, io quando parlo con i miei fedeli all'inizio della Quaresima, dico, vediamo, chi è che ha fatto una grande Quaresima? Quindi che, vabbè, premesso che il nostro Signore ce l'ha fatta per tutti per forza, però, a prescindere da questo, chi è che fa una grande quaresima? Noi non siamo obbligati, nessuno si tiene col fucile. Io anche guardo, quando parlo con i miei fedeli, la Chiesa oggi ha talmente mitigato, insomma, la disciplina penitenziaria, insomma, che è accessibile veramente a tutti. Ma chi è che fa una grande quaresima? Vai, comincia, che cosa hai offerto al Signore in questa quaresima? Questo lo dico perché ogni coscienza si interroghi, no? Non gli hai offerto niente? Non ti sentire in colpa perché non gli hai offerto niente, d'accordo? Non è una cosa bella, ma non gli hai offerto niente perché ancora lo ami poco. Perché quando noi amiamo qualcuno, ma noi le cose che facciamo per questo qualcuno, ma le facciamo con gioia. O no? E se dobbiamo sacrificarci, e ci sacrifichiamo, anzi, siamo molto contenti di sacrificarci perché l'amore te lo voglio dimostrare, d'accordo? E l'amore si dimostra proprio col sacrificio. Con l'eroismo a volte, con l'eroismo. Ecco perché se uno dice ti amo col cuore a Gesù, quindi non è, come dire, un sentimento passeggero, ma sicuramente nella vita, quindi quando ci vediamo poche opere, pochi sacrifici, poche offerte, in realtà poco amore.
non vorrei, diciamo così, urtare chi ci crede poco, no? Però c'è un esempio che viene dalle apparizioni di Medjugorje, no? Sapete che tutti sanno che la Madonna Medjugorje avrebbe, uso sempre il termine condizionale perché quello che penso io non è ipso facto quello che pensa la Chiesa, quindi bisogna sempre aspettare quello che la Chiesa dice, no? Ma la Madonna Medjugorje gradualmente è arrivata a chiedere non soltanto ai veggenti, ma al mondo intero di fare 2 giorni di digiuno a settimana. Mercoledì e venerdì, a pane e acqua. Insomma, digiuno a pane e acqua è un digiuno abbastanza impegnativo, da mezzanotte a mezzanotte, sono 24 ore. E quindi fin dai primi tempi tutto questo portò abbastanza subbuglio, nel senso di chi... ma lo faccio in un altro modo, ma faccio qua, faccio là, un sacco di questioni. No, a un certo punto i veggenti dissero alla Madonna, dice, Madonna mia, qua un sacco di gente, c'è chi dice che gli viene il mal di testa, chi dice che fa questo, chi dice che sta male, chi dice che non ce la fa, chi dice che vuole questo, che vuole quell'altro, dice, che dobbiamo fare? La Madonna rispose, non c'è niente da fare, c'è poco amore, d'accordo? Perché se uno amasse, ehi, non ci starebbe nessun problema. Lo fai subito, d'accordo? E se soffri, meglio. Ecco, è una cosa che la Madonna avrebbe chiesto, le serve, le fa piacere, contribuisce al compimento dei suoi piani, dei suoi desideri, ma ne faccio 3.000 di digiuni. Se la amo però. Perché se la Madonna, insomma, è ancora per me un essere un po' vago, un po' misterioso, insomma, sì, era sempre Vergine Maria, la madre di Dio, la madre di Gesù, sì, so che era mia mamma, mi vuole tanto bene, ma stiamo sempre così. Uno non le fa le follie, d'accordo? Cioè, chi è stato innamorato veramente, gli innamorati fanno follie, quando sono innamorati, le fanno. Beh, perché le fanno? Perché sono innamorati. Ecco, poi il ti amo è possedere colui che racchiude il ti amo, addirittura, cioè possedere Dio. Vediamo come questa vita d'amore l'Eden. Questo è. Il ti amo è una parola piccola, che ci vuole? Ti amo. Ma quanto pesa tutta l'eternità? Racchiude tutto, coinvolge tutti, si diffonde, si stringe, si eleva in alto, scende nel basso, si imprime ovunque e mai si arresta. Cioè, qui veramente dobbiamo fare l'alba di domani, insomma, andare a commentare parola per parola, no? La lezione di Gesù sulla Trinità, il Verbo eternamente generato dal Padre, è eternamente generato dal Padre per questa essenza intrinseca che ha Dio, che evidentemente parte dalla prima persona, cioè l'amore. Ma l'amore esige un tu, d'accordo? Dio non potrebbe essere solo. Il fatto che Dio sia trino, queste sono le prediche che faccio ogni anno alla Trinità, è l'attestato che la sua essenza è l'amore, perché nella vita stessa di Dio non ci può non essere un tu, perché se non c'è un io un tu non è possibile un rapporto d'amore. Gesù lo spiega in maniera molto molto semplice, no? Ti amo. Nel ti amo il Padre Celeste mi generò e lo Spirito Santo che procede dal Padre e dal Figlio non è altro che la terza persona che sgorga dall'amore dei due, del Padre verso il Figlio e del Figlio verso il Padre. E quindi il ti amo, dal ti amo procedette lo Spirito Santo. La creazione che ha creato a fare Dio, l'universo, me e te. Per far uscire fuori di sé quel bene e quella felicità suprema che lui è e ha. Punto. E ce l'avrebbe, non è che ce l'avrebbe, ce l'ha donata perché Adamo ed Eva, fino a prima del peccato originale, l'hanno conosciuto. Quanto era bello questa roba qua, eh? E qualcuno ha detto che insomma Adamo ed Eva sono campati abbastanza a lungo, secondo la Sacra Scrittura, 800-900 anni. Non mi ricordo dove ho letto, certamente sono ipotesi, sono suggestioni, insomma non mi ricordo se era qualche altra rivelazione o cose di questo genere, quindi potrebbero essere vere, potrebbero non essere vere, che hanno campato
cent'anni o forse oltre cent'anni senza commettere peccato originale. Ti immagini che vita che hanno? Ecco perché Gesù dice tanti atti di Adamo che sono rimasti, no? So tantissimi sono. Cioè cent'anni, cioè, è il massimo che a cui arriva un uomo sul pianeta Terra. Infatti, come hanno fatto poi a tornare indietro, insomma, diventa problematico capirlo, no? Fatto questo, e che problema c'è? Arriva la redenzione, le follie d'amore di Gesù. Quindi nel ti amo perdonò l'uomo colpevole e lo redenze. Il valore del ti amo è infinito, pieno di vita, di energia, non si stanca mai, supera tutto, trionfa di tutto. Ecco perché Sant'Agostino scriveva anche 1700 anni fa, quasi 1600 anni fa, ama e fai quel che vuoi. E voglio vederlo questo ti amo, su, per me, sul tuo labbro. Dirglielo a Gesù. Nel tuo cuore. Nel volo dei tuoi pensieri, volano i nostri pensieri verso l'alto, andare a trovare Gesù e a portargli il nostro ti amo. Nelle gocce del tuo sangue, nelle pene, nelle gioie. Quando arriva una pena, oh, un bel ti amo a Gesù, ricevuto dalla pena, perché le pene che ci arrivano sono carezze d'amore del Signore, se uno le regge dentro questo orizzonte, e sono anche occasione per fare le nostre offerte d'amore. Nelle gioie, tutte le cose belle che il Signore ci dà, sono suoi ti amo. A noi ci piacciono di più questi, certamente, che non le pene. Signore sarà comprensivo su questa cosa, anche se quando si cresce di livello spirituale piacciono più le croci delle gioie. Questa è la testimonianza di tutti quanti i santi, quindi fino a quando non arriviamo a questo ancora non ci siamo. Però, ma anche nelle gioie? Nel cibo che prendi? Tante volte ho detto, cioè, quando nessuno che viene alla Divina Volontà deve mettersi a mangiare senza cominciare a ricevere una montagna di ti amo da Gesù e ricambiare, anche quando si va al digiuno a pane e acqua, d'accordo? Perché il pane è comunque tanto buono, d'accordo? E l'acqua è comunque tanto buona. Certo, non è come un piatto di spaghetti alle vongole, però insomma. Quindi diventa gradevole anche quel sacrificio, se uno lo dice in questo modo, no? Se la vita del mio ti amo di essere lunga, lunga in te. È un brano bellissimo questo qui. Chiedo perdono se mi ci sono soffermato un po', ma vale la pena soffermarsi un po'. Ecco, veramente vale la pena soffermarsi un po' su questo spettacolo, no? Se imparassimo soltanto a fare questo, io penso che entreremmo molto rapidamente proprio nella vita della Divina Volontà. Che la Divina Volontà non è altro, l'ho detto tante volte, che il motore dell'amore. È ciò che mette in atto e fa circolare l'amore di Dio, dentro la Trinità e fuori della Trinità. E noi dobbiamo imparare a vederla dappertutto. Il famoso senso dell'articolo che ho scritto oggi. Dopo ciò, continuo la lettura di questo brano, andando verso la conclusione. Innanzi alla mia mente si è presentato ad un punto altissimo un sole, la sua luce era inaccessibile. Dal centro di esso uscivano continue fiammelle contenendo ciascuna un ti amo. E come uscivano si mettevano come in ordine intorno a questa luce inaccessibile. Però queste fiammelle restavano come legate da un filo di luce, da quella luce inaccessibile che alimentava la vita di quelle fiammelle. Queste fiammelle erano tante che riempivano cielo e terra. Mi pareva di vedere il nostro Dio come principio ed origine di tutto, e le fiammelle, la creazione tutta, come parto divino e di puro amore. Bellissimo questa cosa. Anch'io ero una piccola fiammella ed il mio dolce Gesù mi spingeva a prendere il mio volo per ogni fiammella, per mettervi il doppio ti amo. Io non so come mi sono trovato fuori di me stessa per girare in mezzo a quelle fiammelle ed imprimere il mio ti amo su ciascuna di esse. E
Ma erano tante che mi sperdevo, ma una forza suprema mi faceva riprendere l'ordine ed il giro del mio ti amo. Non poteva non finire così, no? Per chi conosce un pochino gli scritti. Il ti amo non è soltanto per me, anche se qui Gesù ci ricorda, ripassiamo ancora queste espressioni, voglio vederlo sul tuo labbro, nel tuo cuore, nel volo dei tuoi pensieri, nelle gocce del tuo sangue, nelle pene e nelle gioie. Ma il figlio della divina volontà, la figlia della divina volontà, chi vuole vivere in questo mondo, non gli basta di riempire Gesù di ti amo proprio a titolo personale. Non gli basta. Lui deve andare a mettere il proprio ti amo dappertutto. Perché nella divina volontà quel ti amo deve arrivare a Gesù. Cioè, se gli dico ti amo soltanto, glielo dico io. Se dico Gesù ti amo con la tua volontà, già è una grande cosa. Ma comunque sono sempre io a dirlo. Ma se io dico al Signore, io metto il mio ti amo, mi fondo con la tua volontà, attenzione che siamo sempre nel contesto di fusione, perché il brano di oggi dice stavo pregando e fondendomi nel santo volere divino e volevo girare dappertutto fin nell'empirio per trovare quel ti amo supremo che non è soggetto a nessuna interruzione e perché potessi avere un ti amo per tutti e per ciascuno. Quindi finiamo da dove siamo partiti. Quindi non basta che glielo dico io il ti amo a Gesù, ma io devo averlo per tutti e per ciascuno. Per cui, dal momento che il ti amo di Dio è sparso dappertutto nella creazione, e la creazione non intelligente non gli può rispondere ti amo, glielo dico io. E quindi vado a mettere il mio ti amo in tutte le creature. Non sono questi qua giochettini, cioè. Ci sono dei brani in cui Gesù dice che ogni volta che noi facciamo queste cose, lui stesso rimane, come dire, rimane felicissimo e si crea un vincolo, un nodo tra noi e lui. Perché queste operazioni compiute nel divino volere sono operazioni che rimangono eterne, sono attratte nella sfera divina, trasformano il nostro atto umano in un atto divino. Lo rendono incancellabile, lo rendono eterno, lo rendono connesso con gli atti e con la vita stessa di Dio. È tanta roba, figlioli miei cari. Ma devo andare anche a mettere il mio ti amo sulle creature intelligenti. Allora, capite? Se sentiamo qualcuno bestemmiare, facciamo un po' di esempi concreti. Oltre a dire, sapete, penso che se abbiamo incontrato qualche suora devota o qualche parroco devoto, ci avrà insegnato che se senti qualcuno bestemmiare, tu fai un atto di riparazione interna. Senti bestemmiare Dio e dici Dio sia benedetto, dici gloria al Padre. Senti bestemmiare la Madonna e dici dentro di te benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Se c'è un po' più di voglia, un po' più di tempo, dici un'Ave Maria. Va bene, benissimo. Ecco, poi possiamo fare un'altra cosa. Possiamo andare a mettere il ti amo proprio in quella bocca, in quel cuore che hanno partorito quell'ingiuria. Speriamo, ecco, senza sapere quello che dicevano e quello che fanno nei confronti dell'Altissimo. Perché non faccio semplicemente una riparazione con un atto privato, ma scendo nel cuore e nella bocca di quell'altra creatura con l'intenzione di amare, di, come dire, non soltanto di riparare la bestemmia, ma di dare a Gesù quello che quella bocca avrebbe dovuto dargli e che invece purtroppo gli ha fatto arrivare come una blasfemia, quindi come un'ingiuria al suo nome Santissimo. E quindi la vita nella divina volontà, quello che faceva Luisa dalla mattina alla sera, nella sua propria essenza, è questo. Quindi c'è tanto da fare, eh? C'è tanto, io in qualche circostanza, ecco, quando qualcuno ci chiede che cosa stiamo facendo, questa è la vetta della vita nella divina volontà. E cosa stiamo facendo adesso? La risposta dovrebbe essere, sto amando Gesù. O perché sto prendendo qualche suo ti amo o perché glielo sto dando. E stop. Ma come ti sei messo a dormire? Dico, come ti sei messo a dormire? Quello è un gran ti amo a Gesù. Ma come sei andato a farti la doccia? Andarsi a fare la doccia o ricevere un gran ti amo da Gesù, ricambiare un gran ti amo a Gesù. Non sono favole queste qui, cioè, insomma, io uso
a volte qualche esempio un po' provocatorio apposta, ma queste non sono sciocchezze, non sono pii pensieri. È pura realtà che possiamo vivere, evidentemente, se vogliamo viverla. Ecco, io preferisco magari lasciare un pochino, chiudere un pochino prima rispetto al solito, anche perché il brano seguente è molto impegnativo, comincia al 18° volume, però lasciarci con questo canto e con questa apologia questa sera del ti amo, ecco, ricordando come la vita nella Divina Volontà sia vita di amore vissuto, scoperto o riscoperto, in cui sempre più si cresce tra l'anima e Gesù. Bene, appuntamento per questa puntata martedì prossimo. Vi ripeto che chi vuole approfondire, fare domande sulla Divina Volontà, ci dovremmo vedere a Dio piacendo dopo domani sera, giovedì 2 aprile, facciamo la prima alle ore 21:15 in diretta su Instagram. La mia benedizione a tutti. Ave Maria.